Presidente Sartorato, valorizzare il territorio dal punto di vista turistico significa anche sostenere il comparto della ristorazione con iniziative mirate. A cosa state lavorando? Sì, assolutamente sì, perché l'inclusione deve essere anche ampia e anche l'accessibilità alle famiglie è importante. Per questo, come Confcommercio, Federazione Italiana Pubblici Esercizi, da qualche giorno collaboriamo con il NIMIT, che è un'iniziativa che stiamo diffondendo sul territorio per fornire un servizio di ristorazione ai bambini con un prezzo calmierato che consenta di favorire l'accesso dei bambini al ristorante. Anche questo fa parte di un servizio che è inclusivo per le famiglie. Ed è sicuramente un beneficio della società e della provincia di Treviso tutta, sul quale stiamo cercando di lavorare in vista proprio anche della stagione dei megaponti che quest'anno avremo tra poco, Ecco, un insomma. incentivo per riportare le famiglie al ristorante. Una domanda però, chiaramente il cliente famiglia consente guadagni, profitti all'impresa, ristoratrice molto inferiori rispetto ad una clientela, diversa. Ciò nonostante, ha un'importanza strategica riuscire a portare comunque le famiglie al ristorante, anche in termini di valore di segnale al territorio. Sì, è un valore questo della famiglia che è sempre presente comunque nella mentalità della ristorazione trevigiana. Ecco, non è una novità di questi giorni, anche se questo progetto di cui abbiamo parlato è di questi giorni. Ma molti sono i ristoranti che offrono il menù bambini nella loro panorama di offerte e già da molto tempo. Ecco, come anche la questione del portare a casa quello che eventualmente non si consuma nel piatto. Sono tutti temi che oggi sono molto, diciamo, gettonati, ma che di fatto fanno già comunque parte della esperienza della ristorazione. Sono servizi, sia l'andare incontro ai bambini e alle famiglie, che quello di portare a casa se rimane nel piatto qualche cosa che non si consuma, sono tutti servizi appunto di cui si parla molto, ma che fanno già parte dell'esperienza della ristorazione trevigiana. Secondo quelli che sono i vostri dati, all'interno del territorio su cui l'Unione Provinciale di Treviso Confcommercio insiste, quindi ovviamente la marca trevigiana, esistono delle zone in cui questo tipo di iniziativa, questo tipo di sostegno alla ristorazione, al turismo gastronomico sta funzionando di più e altre zone che invece richiedono forse maggiore forza propulsiva, richiedono ancora un po' di tempo? Diciamo che dove c'è normalmente un tipo di turismo familiare o comunque diciamo fuori porta, c'è questo servizio, viene offerto regolarmente. Se si va in alcune località magari più prettamente turistiche, nel senso di meta artistica, come possono essere i centri storici delle varie città della provincia di Treviso, rispetto magari ad altre aree, non so, dedicate magari più sport estremo oppure turismo legato alla musica, quindi ai giovani, eccetera. Ecco che lì magari sono delle nicchie in cui questi servizi non vengono offerti, ma perché non ce n'è neanche più di tanto l'esigenza. Ecco, mi riferisco soprattutto magari a attività legate ai giovani, legate allo sport. Ecco, lì diventa magari un po' più settoriale, magari sono delle realtà che pensano di meno a questo aspetto perché magari hanno una platea di clienti che sono di un certo tipo. Ecco, non. Naturalmente, però nei centri storici gli affitti sono molto più alti e quindi è necessario che un ristorante riesca a fare uno scontrino medio un pochino più alto della media. Assolutamente sì, perché anche nei centri storici sono anche molteplici i costi che si sommano rispetto ad altre realtà fuori, diciamo, fuori del centro. Ecco. Anche su questo si è parlato molto in Confcommercio di recente per cercare di un accordo con i comuni della provincia per mettere a disposizione anche degli alloggi, perché c'è un grande tema appunto degli alloggi, ma non solo per i turisti, ma anche proprio per chi si trasferisce per lavoro, piuttosto che chi invece studia nelle nostre città e ha bisogno di soffermarsi. Sono comunque anche questi, magari non per motivi di vacanze, ma sono comunque delle persone che hanno necessità di essere ospitate. Ecco, quindi sono tante variegate.
adatte anche le esigenze. La nostra è una provincia che si pensava una provincia un po' marginale rispetto a una più importante come poteva essere Venezia o Vicenza fino a solo pochi anni fa. Oggi però il turismo ha veramente invaso il nostro territorio ed è stato accolto con grande favore, però sicuramente questa accoglienza ha bisogno del tempo necessario per pareggiare proprio l'offerta, i servizi e l'attenzione che ognuno di noi dedica correttamente al turista rispetto a quella che è proprio la domanda. Grazie.